Heather McPallister. Gentili ascoltatori, buona giornata da Senzia Locchi. Ritorniamo sul caso di Andrea, la giovane campionessa di tiro con la pistola che sparì da Iesi un anno fa. Ciò che disse il sensitivo Locchi in riferimento appunto alla sorte di questa sfortunata ragazza trova purtroppo conferma, in quanto gli inquirenti stanno cercando il suo corpo coi cani, appunto coi cani da ricerca. Questo a conferma di quello che ha detto il sensitivo. E purtroppo è la nuda verità. Certo, dispiace sempre, perché è una bella ragazza, giovane, dispiace, a me dispiace personalmente, nel cuore mio è triste quando io devo dare anche quello che vedo, io dico e devo dare queste notizie. Però io molto probabilmente quella sera, in quella, all'interno appunto di quel terreno, di quella roulotte, qualcosa è successo, qualcosa, magari anche perché no, una seduta spiritica, qualcosa che ha a che fare appunto con l'occultismo, con l'esoterismo, e appunto e ha portato appunto all'omicidio di Andrea. Io così la vedo. Io, per me è stato un omicidio volontario perpetrato ai danni della stessa da persone che erano all'interno di quella roulotte, e del circondario dove c'è appunto questa, all'interno del recinto dove appunto è sparita la giovane Andrea. Niente, signori, sono fiducioso che gli inquirenti abbiano capito oramai come stanno le cose e siano anche sulle tracce per ritrovare appunto il corpo di Andrea. Tutto qui di nuovo, amici, buon proseguimento di giornata a voi tutti da Sensitivo Locchi di Giù.